Si è svolto questa mattina presso l'Hotel Parco dei Principi di Bari il Consiglio Generale della CISL Puglia. Ad aprire i lavori il segretario generale Antonio Castellucci, seguito dall'intervento della segretaria aggiunta della CISL nazionale Daniela Fumarola. Durante l'incontro sono state discusse questioni chiave relative al rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro per i metalmeccanici, alla rottura dei negoziati con Federmeccanica e alla situazione industriale del territorio di Bari. Sì, assolutamente sì. Quello che noi andremo ad evidenziare, ma così come lo stiamo facendo in questi mesi, serve più possibilità di confronto a livello istituzionale. Quando noi parliamo di partecipazione, la partecipazione ovviamente deve essere quella costruttiva, deve essere quella che poi alla fine ti fa confrontare sulle questioni, nel merito, sui temi da affrontare quotidianamente. E ovviamente rispetto a quello che anche la Regione Puglia, rispetto alle criticità che abbiamo, nonostante ovviamente non vediamo un panorama apocalittico, anzi vediamo nel contesto una crescita dell'economia, così anche come dei posti di lavoro. Però è indubbio che le scelte devono essere anche condivise, ci deve essere confronto sia sulla questione del mercato del lavoro, ma anche su quello che deve essere anche l'impegno nei confronti delle nuove generazioni e delle donne. Perché se al di là della crescita dell'occupazione, il vero vulnus che noi da tempo evidenziamo è quella dell'occupazione dei giovani e delle donne. Paradossalmente, rispetto agli stessi mesi, i primi 8 mesi, 9 mesi dell'anno, con precisione veramente i primi 6 mesi dell'anno del 2020, rispetto al 2023, paradossalmente cala anche l'occupazione femminile. E quindi bisogna capire effettivamente questo paradosso, ma soprattutto dobbiamo intervenire con misure sempre più mirate. È ovvio che ci sono altre questioni. Questa mattina andremo anche ad evidenziare le risorse del PNRR. Il 2026 è domani mattina, abbiamo un'interlocuzione con la Regione, però ovviamente oltre ai progetti che vediamo su carta abbiamo necessità, contezza di capire cosa sta generando questa parte di risorse molto importante che sono destinate alla Puglia. E quindi noi ci auguriamo che nelle prossime settimane, così anche sulla questione della sanità, ci possa essere un confronto chiaro e d'altra parte si riescono a fare anche delle scelte condivise. Allora, intanto parliamo di quello che noi abbiamo ottenuto in termini di risultati, perché non era assolutamente affatto scontato. Noi abbiamo cominciato a chiedere già dal luglio di quest'anno la conferma del taglio del cuneo fiscale per fino a 40.000 euro, abbiamo chiesto che venisse confermato l'accorpamento delle due aliquote IRPEF, le prime due aliquote, abbiamo chiesto che si intervenisse sui fringe benefit, interventi sulla famiglia, interventi sui pensionati, per cui noi sui 30 miliardi di bilancio, della legge di bilancio, noi portiamo a casa più del 50% sui temi del lavoro, della famiglia e dei pensionati. Abbiamo spiegato al confronto con la Premier Meloni che ci sono delle cose che noi vorremmo che venissero migliorate, a partire dal fondo dell'automotive, perché sappiamo che è un segmento importante per l'economia del nostro paese, ma sappiamo anche che gli ammortizzatori sociali stanno per scadere e quindi noi dobbiamo dare assolutamente garanzia ai lavoratori che sono appunto impegnati in quelle imprese, perché ci sono anche i lavoratori dell'indotto. Abbiamo chiesto un'attenzione maggiore per le pensioni minime e per il fondo della non autosufficienza. Abbiamo detto che non ci piace assolutamente il taglio degli organici della scuola e il ridimensionamento nella pubblica amministrazione. Abbiamo chiesto maggiori risorse per la sanità, anche se in legge di bilancio sono previste. Insomma, noi pensiamo che ci possano essere degli aggiustamenti. Un'ultima cosa sulla quale abbiamo posto la nostra attenzione è un maggiore impegno sui ceti medi, perché sono quelli che durante questo lunghissimo periodo di crisi hanno perso potere d'acquisto e quindi noi auspichiamo che con le risorse che si stanno recuperando si possa intervenire nei loro confronti.